Bongour! Ragazzi, ragazze, ragazzo, allora, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi non dobbiamo fare molto, fortunatamente, quindi ho detto, vabbè, vloghiamo un po', anche perché sto aspettando dei pacchi che mi devono essere arrivati. Poi ho visto che ha smesso un po' di piovere, finalmente, dopo 2 giorni, 3 giorni di pioggia interrotta a Milano. Andiamo al Conad e poi passiamo al PAM e se non troviamo nulla lì andiamo all'Iperal perché sono gli ultimi supermercati che mi mancano da visitare per guardare di trovare le uova di Pasqua che mi mancano. Ripeto, mi manca Mare Fuori, mi manca le grandi firme Bauli di quelli piccoli, perché quelli grandi già ce li ho, vorrei Masterchef, vorrei Benedetta, fatto in casa la Benedetta, e basta, questi mi mancano su per giù. Poi mi deve arrivare, questa è una notizia in anteprima assoluta, l'uovo di Federico Fashion Style, perché ho comprato anche quello dal suo sito. Vediamo, quest'anno ne ha fatto solo uno e quindi faremo un unboxing veloce veloce. Fatto sta, benvenuti, anche oggi staremo insieme, lo spero. Ma di partire per un lungo viaggio, andiamo a prendere i cosi, i pacchi che mi sono arrivati e buttiamo via la spazza, raga, perché sennò qui le nuove uova di Pasqua con le carte e tutto quanto non c'entrano. Ora sennò poi iniziano le critiche, qui dentro ci sono le carte, ok? Come si dice? Questi qua delle uova, le uova sono ancora tutte qui. Oh, andiamo, raga. Tra le varie cose ci dovrebbe essere anche un nuovo uovo di Pasqua, arrive, quindi quello lo apriamo subito. Eccole, 3 pacchi. E quindi oltre a questo uovo che sapevo è già arrivato anche quello di Federico Fashion Style. Oh mamma, non me l'aspettavo. Comunque, prima delle uova c'è questo di Amazon. Oh, che bella luce! Allora, di Amazon, perché l'ho visto, vi devo dire, questa cosa, dei TikToker durante la crociera, ok? Quella di Sanremo. E quindi ho detto, vabbè, proviamola, compriamola anche noi questa mega luce, questo mega faro per quando sono in giro da mettere sul telefono. L'unica cosa è che è un po' diversa. Ecco. Sì, c'è. C'è tutto, fermi che mi è cascato l'anima. Oi oi. Eccomi. E eccolo qua. Bello. Come funziona? Qui c'è il suo attacchino, attaccabro, attaccarlo al telefono, a regola. Però come l'accendo io sto oso? Aspettiamo, aspetta che non ci vedo già più. Più e meno. Ok. E poi qui c'è bianco o giallo. Sì, finalmente lo attaccherò qua, così, al telefono. E fatemi vedere se io lo attacco al telefono, così e con la luce, così e senza luce. Così è con la luce, così è senza luce. Adoro. E poi c'è anche tutto l'occorrente per attaccarlo altrove, penso. Ragazzo incontra una ragazza. Fanno l'amore, fanno proprio bene. Andiamo, raga, che i supermercati ci aspettano, che sennò poi è troppo tardi. Ora che è uscito uno sprizzico di sole, voglio muovermi. Andiamo prima al Conad, poi se non trovo nulla al Conad c'è il PAM lì vicino e poi se non trovo nulla neanche lì andiamo all'Iperal che è da tutt'altra parte. Addio, oi, oi, speriamo non piova. Questa volta l'ho persa quindi bisogna aspettare un po'. Sto andando al Conad però ho visto la vetrina tipo del PAM e a tutte quelle della Bauli, quindi al massimo torneremo subito lì. Mi sa che in questa Conad di uova di Pasqua
poche. Nulla, qua solo questo. Nada raga, l'unica Conad che non ha niente l'ho beccata io. Comunque che bello, queste sono le mie vecchie zone. Torniamo alla PAM e facciamo tutto. Vedete, perché qua c'è anche Mari fuori e ce le ha tutte. L'ho fatta, ho preso tutte quelle bauli. Poi c'è anche Novi, ma non lo prendo quest'anno. L'unica cosa è che di grandi firme mi manca quello medio adesso, perché questo è quello piccolo. Ora torniamo a casa, posiamole e andiamo all'Iperal. Vi faccio vedere tutte quelle che ho comprato, quelle che sono riuscito a trovare. Mi cambio il giacchetto perché sto sudando tantissimo, è caldissimo. E poi ripartiamo. Allora, ne ho presi 6 e sono grandi firme Bauli per lui, quello piccolo da 280 grammi. Mi manca quindi quello da 365, che è l'unico che voglio trovare perché c'è una sorpresa, forse per quello, per lei, che io adorerei per regalare a mio padre. Poi ho trovato finalmente Mare Fuori e quindi finalmente lo andremo a scartare. Ah, le ho prese tutte Bauli, eh. Abbiamo Tom e Jerry, sempre Bauli, abbiamo i cucciolotti, questo qua, e poi abbiamo i Minions, come ogni anno, e ultimo, i grandi firme per lei, sempre piccolo, da 280 grammi. Ho speso la bellezza, ragazzi, ragazze and ragazzo, di 77,68 euro. Ora però dobbiamo andare dall'Iperal per sperare di trovare le grandi firme medie, perché se no io non so più dove cercarle, vedere se hanno Masterchef e se hanno Fatto in Casa da Benedetta. I video saranno strutturati così, i prossimi, sulle uova di Pasqua. Allora, ci sarà tutto lo spacchettamento delle uova di Pasqua Bauli, perché tutte queste si andranno a sommare a quello della Nazionale di Calcio, quella di Mercoledì Adams, quello di Peppa Pig, sempre di Bauli, che però avevo già trovato. Però per le grandi firme ci sarà un video apposito, come ogni anno, perché sono le mie preferite e quindi è per quello che le voglio trovare. Poi ci saranno le uova di Pasqua più virali del web, quindi un terzo video. E poi basta, a regola. Abbiamo finito, forse? Cosa mi manca? Mi manca qualcosa che non comprendo. Oggi andiamo a scartare quello che mi è arrivato di American Ankle. Federico Fashion Style lo metterò tra i più virali, anche se non penso che lo sia. E poi fatemi sapere se volete, magari compro tutte le uova di Pasqua che troviamo al Lidl, quelle magari non di marca, per vedere un po' la differenza. Però ci sto ancora pensando, abbiamo ancora un mese intero, fatemi sapere tutto. E ripartiamo, raghi, che il dio delle uova di Pasqua me la mandi buona, raga, perché le devo trovare, eh? Io non ne posso già più, non sapete che casino sto facendo per queste uova di Pasqua benedette. Andiamo, speriamo in bene, è diventato veramente il video alla ricerca delle uova di Pasqua più introvabili del 2024, perché non è possibile che tutti le trovate, io no. Raga, c'è il mio vicino di casa, ha comprato un cane, cioè ha preso un cane, un piccinino, super morbidoso, lo amo, è un Labrador, a regola dovrebbe essere. Voglio un cane. Ok, ci siamo, eh? Siamo. Arriva. Questa dovrebbe essere abbastanza grande, eh? Ci dovrebbero essere delle uova, se no mi arrabbio. Ok, le Kinder Sorpresa ormai ce l'hanno tutti. Nada raga, ci sono solo le Ferrero Rocher e le Kinder. Che due coglioni. Ma dove le trovo? Nada raga. Oh, ora non potete dire che non ho girato tutti i supermercati, eh? Perché siamo stati alla Hop, all'Esselunga, al Conad, al PAM, all'Iperal, al Carrefour. Io non l'ho trovato. Farò quello che devo fare con quelle che ho. Niente, avrò fatto una girata così, a vuoto. Torniamo a casa perché sto sudando. Vuoto. Vabbè, per oggi ci è andata comunque abbastanza bene, dai. Raga, oh, iniziamo a aprire queste uova di Pasqua, perché sennò qui è un casino. E oggi voglio aprire questo mega grandissimo pacco di American Ankle, che
Anche quest'anno fortunatamente me lo hanno voluto inviare. Ce ne sono tantissime sul loro sito, solo che io ho scelto tra le varie uova di Pasqua uno che non ho ancora mai aperto e quindi nemmeno l'anno scorso, nemmeno 2 anni fa. Ovviamente c'è ancora disponibile il mio codice sconto Cristiano05, trovate tutto qua sotto nell'info box, così potete andarlo ad usare per fare acquisti dolciuosi e anche salatosi, perché no? Ma apriamo un po' questo mega pacco enorme, immagino, del mega uovo. Sicuramente l'ho aperto al contrario. Ecco, infatti. Oh mamma! No, vabbè! No, vabbè, adoro! Ma che cos'è questo? È grossissimo, non me l'aspettavo così! Snack Egg XXL! OMG, 50 delicious snack inside. No, raga, beh, è grossissimo. Non c'entra nemmeno nell'inquadratura, ma com'è possibile questa cosa? È enorme, lo amo, grazie. Posso solo immaginare cosa ci possiamo trovare. Andiamolo ad aprire, togliamo la carta. Bello, lo amo. Raga, è stupendo, togliamo l'involucro, ok, l'ho fatta, oh. Scusate, è che è così grosso, eccolo, no, amo, ok, eccolo! Via! Vai qui! Eccolo qua! Allora, si apre così. No, raga, ma... Quante cose che ci sono dentro! Quanti snacconi! Adoro! Aspettate, vi devo mettere un po' più in giù, se no non vedete niente. Raga, è assurdo, ma altro che 50 snack, ma come faccio a mangiarli tutti? Ma che bello, ci sono anche le patatine, le Lay's, i nachos, tutto, i Twix, mamma mia. Cioè, no, voi non avete presente, eccolo, questo, tutto, raga. Com'è possibile? Oh sì, eccole! Sono tornate le mie papà preferite! E ci sono anche dei biscottini waffle! Belli questi! No vabbè raga, ma io come faccio? Come faccio con tutta sta roba? Raga, ma American Ankle, ma sei impazzito! Il Kit Kat mio prefe! Oh no, aspetta, non l'avevo visto! È bianco! No vabbè, questo adoro! Poi ci sono... tantissime caramelle, i nuts, bella la red velvet, questa qua, patatine onion rings, patatine Lay's, Doritos, mamma raga, oddio queste sono nuove, questa è la novità raga, che bello, altre patatine, altri nachos, altre patatine, no vabbè, io muoio, sono morto. Come faccio, ragazzi? Vabbè, buono. Il Twix White. Mamma. Non vedo l'ora. Oh, ora, vedete? Guarda, c'ho ancora... Devo ancora finire la mega calza della Befana. Però, oh, per tutte le live possiamo mangiare un monte di robe, qui. Mamma, American Ankle, grazie mille, grazie. Ah, e comunque, oltre a questo uovo... Ci sono anche quelli che abbiamo aperto tipo l'anno scorso, penso sia cambiata la sorpresa o penso comunque ci sia anche una novità o qualcosa del genere, però io quest'anno ho scelto questo perché ci sono troppe robe da mangiare, mamma,
Ora, come faccio io a rimettere tutto dentro senza farmi cascare nulla? Buono il tronchi! Impossibile. È impossibile. Io sono scioccato, raga. Scioccato, bellino! Bello questo! No, vabbè. No. Nuovo! So cosa portare nei prossimi pomeriggi, nelle prossime serate, giochi con i miei amici. Mamma, che bello questa Pasqua, io adoro. Ma sono impazzito per questo uovo di Pasqua, adoro. Comunque, noi, tra una cosa e l'altra, ovviamente ci siamo scordati di mangiare. E quindi mangiamo un po' qualcosina, facciamoci due lasagnette, non mi ricordo mai, 3 minuti. Devono stare in microonde perché non ho tempo di cucinare. Cioè, io amo mangiare, ma non ho mai tempo. Io a volte, molto spesso, non pranzo, ma semplicemente perché non ho tempo e non ho voglia di stare lì a mettermi a fare, a cucinare, a fare le peggiose. E quindi mi compro sta roba già fatta, raga. Però ora ho fame e quindi mangio tutto, poi devo continuare, devo fare delle cose di lavoro che scoprirete ben presto e nulla. Mamma mia, che giornatine. Eccola qua. Buon appetito, raghi. Buon appetito. E come non mi si venga a dire che faccio solo spilling the tea, eh? Ora, no? Ditemi voi se io posso stare in una casa del genere. Così, con tutto sto asino. M'ero messo a editare qualche video, anzi ora continuo, però mi sono ricordato che non vi ho fatto vedere queste a voi, le ho fatte vedere solo su Instagram. Perché mi seguite di là e non so come mai. Fatto sta che Burger King, quindi molto presto dovremo fare un mukbang, mi ha regalato queste, raga. Cioè, ora ve le faccio vedere. Non so se sono bellissime o sono così trash che diventano bellissime. Cioè, mi hanno mandato le sneakers fatte a hamburger. Io amo, morto. Tra le altre cose sono anche la mia taglia, il 43, e sono bellissime, perfette. Le amo, grazie Burger King, adoro. E dato che ci siamo, ormai scartiamo tutto, mega robe, mi sono ricordato adesso che io qua ho un pacco della Lush che ho detto, vabbè, lo metto qui così lo faccio vedere a tutti, ma in realtà non ve l'ho mai fatto vedere perché appunto abbiamo fatto soltanto spilling the tea ultimamente. E quindi eccoci qua, mi hanno regalato questo. Ah, ma come vuoi tu? Era per, tra le altre cose, San Valentino, quindi siamo un po' in ritardino, raga. Però ci sono ben 4 cose che vi faccio vedere. Allora, questo, Jasmine Cream, Lush Melt per bagno ambiente, un blend fruttato e floreale per coccolare i sensi e avvolgerti nel relax tra lunghi bagni che lasciano la pelle soffice e profumati pomeriggi di aromaterapia. Bellino, questo deve essere una novità perché non l'avevo mai visto. Super, super bello. Poi, e profumoso soprattutto. Poi abbiamo la bomba, che è questa qua. Oh, mamma, carino. Ma che cos'è? Ah, ci sarà scritto da qualche parte? Sì, eccola. È così. Love Potion. Ah, ok. L'avevo presa al contrario. È così. Bellina. In Toscana, questa, dritta. Perché, appunto, io ce l'ho lì, la vasca. Poi abbiamo una lettera d'amore. Oddio, la posta del cuore. Deve tornare la posta del cuore, ragazzi. Questa è un'altra bomba da bagno. Che bella. Allora, scrivetemi qua sotto tramite commento se volete il ritorno della posta del cuore, che così cerco di convincere Diego a tornare come ospite per farla. E poi abbiamo come ultima cosa un profumo, Good Night Sweetheart, questo qua. E fatemelo. Ok, buono. Ma di cosa sa? È strano, raga. C'è qualcosa
Good night, eccolo, profumo per cuscino. No, vabbè, morto, è per il cuscino. Good night, sweetheart, è un profumo per cuscino delicato dalle essenze floreali di rose e gelsomino, ecco cos'era. E con una punta di dolcezza per un tocco di romanticismo ogni volta che si vuole sprofondare nel mondo dei sogni. Wow, questo lo userò subito, ma subito. Che bello, bello. Ok, sto editando. E non mi sono reso conto che è già ora di cena, ragazzi. Le altre giornate passano, sì, in un batter d'occhio. Ho intenzione anche di fare la live stasera alle 9, quindi mi devo muovere. Chissà, che mangio stasera? Che mangio oggi? Ok, sì, ok. Un po' di formaggiuino, un po' di robe. Facciamo. Sì, ho tutto, meno male. Me vai, avevo fatto anche la lavastoviglie, quindi ora è tutto lavato e possiamo farci l'ultima piadina che mi è rimasta. Sì, direi proprio di sì. Me la sono meritata. Ah, questa è un po' rotta. Vabbè, me la sono meritata oggi. Sai che però, invece di farmela con l'affettato, voglio cambiare, la farò con il tonno. Ok, sì, dai, ci sta. Ci ho messo anche due o tre mozzarelline, raghi. Ora, la maionese. Mamma, sto facendo un casino. Che schifo, ti immagini? E poi, tutto il nostro tonnino. Ma non lo so, questa scatoletta era mezza vuota, ragazzi. Boh. Comunque, noi l'abbiamo fatta. Buon appetito! Facciamoci la doccia e poi andiamo a letto, raga. Voi siete team doccia appena alzati la mattina per affrontare la giornata nel migliore dei modi? O doccia la sera dopo cena prima di andare a letto perché così almeno vi ripulite da tutto quello che avete preso durante tutto il giorno? Non lo so, io sono team doccia alla sera. Ho finalmente tolto anche l'appendino di torno. Era una settimana che era lì. Scusate, raga, lo so, devo migliorare con le faccende domestiche. Fatto sta che siamo arrivati. Oh, arrivati alla fine anche di questa giornata. Io adesso cosa faccio? Sto un po' all'iPad, guardo delle cose, delle novità, per dei video che vedrete molto presto. E nulla, spero di avervi fatto compagnia anche oggi. Mettete mi piace a questo video, a questo vlog se vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale come sempre se vi pare, anche se non vi pare lo dovete fare, assolutissimamente, è un ordine, mi raccomando. Fatto sta, ci vediamo domani con un nuovissimo video, sempre qua, sempre alle 13. Ciao!